Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Per chi è passato per la prima volta da qui, io sono Laura e oggi vi mostrerò la mia ricetta delle genovesi di Erice. In molti me l'avete chiesta ed eccovi qui accontentati. Io le ho fatte in versione mignon perché mi piace avere il bocconcino di genovese in bocca. Di solito sono più grandi, ma dopo vi farò vedere come sono quelle grandi perché ne riempirò alcune con la ricotta. E il punto non sono altro che dei fagottini di una pasta frolla delicatissima che si scioglie in bocca, ripieni di crema pasticcera oppure di ricotta. C'è chi mette nella crema pasticcera le gocce di cioccolato, a me piace sentire la delicatezza della crema pasticcera e quindi non le ho messe le gocce di cioccolato, le ho messe nella ricotta come potete vedere. Comunque vi ricordo che troverete anche la ricetta scritta per intera nel blog, del quale vi lascerò il link qui sotto nell'info box. A dopo! Gli ingredienti che ci serviranno per la frolla sono 500 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, 120 g di burro a temperatura ambiente, un tuorlo, un uovo e 4 cucchiai di latte che ho dimenticato a mettere, la buccia di un limone biologico oppure la pasta di limone che io la consumo tutta, ne ho pochissima, dell'estratto di vaniglia, un cucchiaio di miele che sono circa 8-10 g, 10 g di ammoniaca per dolci e 2 g di sale, che anche questi ho dimenticato di dirvi. Mettete nella ciotola della planetaria il burro, la pasta di limone, l'estratto di vaniglia, un cucchiaino di miele che sono circa 10 grammi e il sole in alternativa. Se volete aromatizzare di più aggiungete la scorza di un'arancia. Aggiungete anche lo zucchero e io andrò a impastare con la frusta flexi, questa qua, che non è nient'altro simile a questa con l'unica differenza che questa qua, come potete vedere, ha queste alette gommate che aiuteranno a raccogliere il tutto dalla ciotola. Ovviamente potete decidere di impastare il tutto a mano e montare il burro con le fruste elettriche, ma io vi faccio vedere come la mia frusta gommata fa montare in un attimo il burro e raccoglie il tutto davvero dai bordi della ciotola. E nel frattempo che il burro monti andiamo a sbattere le uova insieme al latte in questo modo e poi le andremo ad inserire a filo nella nostra massa di burro e zucchero già montata. Adesso potete decidere di continuare ad impastare con la macchina oppure come ho fatto io a mano. Questo lo faccio solo perché se impastassi un attimino in più si formerebbe del glutine, quindi della colla, che a noi non serve per questa pasta frolla. Quindi vado a fare questa operazione a mano. Fino a quando il composto è molto umido e bagnato lo faccio con la spatola e poi lo andrò a impastare con le mani. Ricordatevi di setacciare la farina e continuate ad impastare con le mani come sto facendo io, dopodiché trasferitevi su una spianatoia e continuate a compattare il tutto, ma prima aggiungete 10 g di ammoniaca per dolci e se non l'avete aggiungete una bustina di lievito per dolci. Aggiungete anche 2 g di sale e sono degli ingredienti che io ho dimenticato ad esporre come il latte, perché purtroppo parlavo al telefono mentre che esponevo gli ingredienti, ma non vi preoccupate perché quando andrete a leggere la ricetta la troverete completa di tutto. Quando si saranno amalgamati del tutto tutti gli ingredienti avrete ottenuto, ci vorranno 2 minuti ragazzi, non troppo, un panetto liscio e omogeneo. Vado a dividere il tutto in due parti perché voglio che si raffreddi prima e vado a coprire il tutto con pellicola trasparente e lo vado a mettere
In frigorifero per un'oretta o in congelatore per mezz'ora. Nel frattempo ci occupiamo di preparare la crema pasticcera, perché oggi li faremo con la crema pasticcera, quindi avremo bisogno di 250 ml di latte, un tuorlo, 70 g di zucchero semolato, 20 g o 22, in questo caso sono 22, di amido di mais, la buccia di un limone, l'estratto di vaniglia. E oggi non la farò sul fuoco, ma la farò sulla mia planetaria con la frusta gommata. Quindi mettiamo nella ciotola il latte, lo zucchero, il tuorlo e l'amido. L'estratto di vaniglia, sì. Ed andiamo ad inserire anche la scorza del limone, che io vado a prelevare dal limone con il mio pelapatate. In questo modo non andrò a prendere la parte bianca, che renderebbe la crema amarissima, ma voi potete decidere ovviamente anche di andare a grattugiare la scorza del limone, appunto. Io lo faccio così perché poi non mi piace trovare nella crema quei pezzettini di limone in bocca. Ovviamente chi non ha la Kenwood può benissimo preparare la crema pasticcera sul pentolino. Io già l'ho fatta sul mio canale e vi lascio la ricetta qui sopra per seguire quella ricetta con il metodo tradizionale, ma siccome ne dovevo fare davvero poca, ho deciso di farla con la Kenwood. In questo modo anche molti di voi che hanno la Kenwood possono vedere come farla. Quindi accendiamo la temperatura della macchina a 90 gradi e velocità di mescolamento 1 e lasciamo partire la macchina in questo modo. Come potete notare, in meno di 5 minuti la mia crema pasticcera è pronta. Vada a 90 gradi, spengo la temperatura, fermo la macchina, giro dall'altro lato, premo il pulsante di velocità Pulse, così da aumentare la velocità, perché quando ha calore supera i 60 gradi la macchina rallenta automaticamente, e faccio girare la macchina più veloce fino a quando non si raffredda la crema a 50 gradi. Vedo molti che preparano la crema, la coprono e la lasciano raffreddare da sola. Questa è una cosa sbagliatissima, perché poi andrete a trovare il sapore dell'uovo dentro, perché l'uovo continuerà a cuocere e questo non va bene per la crema pasticcera. Quindi raffreddatela subito, se non con la Kenwood, con una frusta a mano, come vedete nella ricetta che vi ho postato qui sopra, quella della torta meringhetta. Questa è la nostra crema, liscia e lucida come deve essere. Quindi la vado a setacciare perché la voglio più raffinata. Ovviamente potete decidere di saltare questo passaggio ed eliminare solamente la buccia del limone, ma io ve la consiglio perché, ma non solo per questa preparazione, per tutte le preparazioni andrete ad ottenere una crema pasticcera molto più raffinata. Sia per i bignè, sia per riempire i cannoli, sia per riempire quello che volete. E come potrete notare anche voi, otterremo una crema ancora più liscia e setosa. Trasferisco il tutto su una sac à poche, dentro una sac à poche con una bocchetta liscia. Oppure potete anche saltare questo passaggio e poi andare a inserire nella vostra pasta frolla la crema con l'aiuto di due cucchiaini, così verrà un po' meglio.
Adesso andiamo a riprendere il nostro impasto dal frigo che ha riposato una bella oretta, lo lavoriamo un po' con le mani per renderlo più malleabile e andiamo a formare un salsicciotto di queste dimensioni come vedete fare a me. Dopodiché andate a tagliare con l'aiuto di un coltello, di un tarocco, quello che avete a disposizione, l'impasto in pezzi quasi uguali così da formare poi le nostre genovesi. Quindi andiamo a prendere un tocchetto di pasta e lo andiamo a stendere con il nostro mattarello di uno spessore di 2-3 mm massimo, come vedete a me. Prendete la sac à poche, mettete un pochino di cremina e andate a chiudere il tutto in modo da far fuoriuscire l'aria in eccesso. Coppate il tutto con un coppapasta, come vedete io sto utilizzando un coppapasta dentellato, in questo modo verrà più colorato, vi avvicino così vedete meglio e mi raccomando tenetevi un po' lontani dai bordi quando andate a coppare. Vi voglio fare vedere bene come fare, ecco vedete, dovete mantenervi più lontani. Coppate e andate a schiacciare tutti i bordi con le dita, mettete l'impasto in eccesso da parte, premete bene il tutto e andate a formare una sorta di tortellino così e andate a unire i due lembi della fine, guardate che carino, e proseguite così per tutti. Se vi ricordate un po' di tempo fa vi ho mostrato come fare gli arancini dolci e mi ero congelata della ricotta, poi mi sono rimasti due pezzettini e l'ho lasciata in congelatore. Adesso vi faccio vedere come si fanno quelle delle dimensioni normali e la faccio alla ricotta, quindi fate lo stesso procedimento. Andate a stendere l'impasto e andate a mettere la ricotta dentro, dopodiché andate a coppare e fate tutto lo stesso. Il coppapasta per le dimensioni originali è quello di 8 cm. Una volta che abbiamo formato tutte le nostre genovesi, le disponiamo su una placca da forno e le mettiamo in frigorifero per una mezz'oretta oppure in congelatore per 15 minuti. Questo passaggio lo facciamo per far sì che durante la cottura mantengano la forma che gli abbiamo dato, altrimenti si afflosserebbero, cambierebbero un po' di forma. Dopodiché le andiamo a mettere in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Devono colorarsi ma non troppo. Ed eccole qui pronte le nostre genovesi, come vedete sono colorate ma non troppo, quindi lasciamole intiepidire un attimino e poi le andremo a spolverizzare con il nostro zucchero a velo. Inoltre in quella alla ricotta vado a fare una striscia con il cacao amaro. Ma di solito mettono la cannella, che chi già mi conosce sa che io non amo e quindi non utilizzo. In questo modo potete differenziare le due genovesi. Guardate che sono belle ragazzi, adesso vi faccio vedere al taglio come sono. Ed ecco qui la prova taglio, guardate qui l'interno ragazzi. Vi consiglio di provarle perché sono buonissime. La pasta frolla è delicatissima e si scioglie in bocca e poi la crema è davvero deliziosa ragazzi. Io vi consiglio vivamente di rifarle e se le rifate inviatemi la foto che la posto nelle mie storie. Per me è sempre un grande piacere vederle rifatte. E per quanto riguarda questa video ricetta è tutto, spero che vi sia piaciuta, vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, Pinterest o anche Facebook e anche su Telegram. Inoltre vi ricordo che la ricetta la troverete scritta per intero nel blog. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore, ciao!